Una recensione abbastanza recente che leggo nel Foglio dell'11 aprile 2017, dove si parla e si fa una critica musicale di un artista, di una pianista che adesso sta andando abbastanza per la maggiore nel concertismo internazionale. Si tratta di Yuya Wang, non so se lo pronuncio bene, ma insomma, essendo cinese, per me è difficile. L'articolista dice: tacco 12, spacco che solca un fluorescente attillatissimo abito lungo che parte dalla vita e arriva al tallone. Brillantini vari, iPad Pro 12.9 sul leggio del pianoforte. Stiamo parlando di Yuya Wang, pianista cinese ormai da anni nel circuito dei grandi solisti internazionali, e da aprile 2017 in tournée in Italia. Il 28 di questo mese all'Auditorium Parco della Musica a Roma, per poi partire con l'Orchestra di Santa Cecilia per alcune date in giro per l'Europa. Al di là dell'abito, su cui poi ritorneremo, il fenomeno Wang è da approfondire. Giovane pianista, dalla tecnica, e qui precisa, o meglio dalla meccanica, delle mani impressionanti, distinzione tra tecnica e meccanica. La Wang è esecutrice inarrivabile da questo punto di vista. Ottave alla velocità della luce, anche più rapide di quelle della Argerich. Incredibile velocità delle dita. Possibilità di accedere a qualsiasi repertorio pianistico, in particolare quello dall'elevato tasso tecnico. Yuya nasce con il pianoforte nelle mani e cresce in quella grande fucina di roboanti pianisti che la Cina sforna e manda in giro a stupire platee intere. All'aspetto meccanico la Wang aggiunge quello del look. I suoi tacchi, gli spacchi, ovviamente sempre lato pubblico, gli inchini prodigiosi e l'orologio Rolex, suo sponsor personale, che indossa in tutte le foto ufficiali, non passano inosservati. Molte volte in concerto è più emozionante guardare le sue gambe che ascoltare le sue dita. Se ne era accorto benissimo Mark Swaid, critico del Los Angeles Times, che nel 2011, quando ancora la fama non era planetaria, scriveva causticamente sul suo giornale: il vestito di martedì era così corto e attillato che se ne fosse stato appena un po' meno, il Baul, Hollywood Baul, avrebbe dovuto limitare l'ingresso a qualsiasi amante della musica al di sotto dei 18 anni, non accompagnato da un adulto. Se i suoi tacchi fossero stati più alti, le sarebbe stato impossibile camminare, per non parlare del suo pedale sensibile. Per questa recensione, Swed era stato ferocemente attaccato. Ma come dargli torto? La stessa pianista ha dichiarato pochi giorni fa al Guardian che quando suona vuole mettersi a nudo. Yuya Wang cerca in tutti i modi di concentrare l'attenzione sulla sua persona. È interprete di se stessa, è incapace al pianoforte di lasciare spazio alla musica. Non siamo così babbioni da scandalizzarci di una coscia buttata lì al vento o di un tacco vertiginoso. Quello che più destabilizza è l'assoluta mancanza di gusto nell'interpretazione. Ascoltate il suo concerto numero 3 di Prokofiev. Non manca una nota, splendido, difficilissimo, ma non c'è un suono bello, ammaliante. Tutto è buttato nella caciara della velocità. La Wang ti abbaglia affinché tu non possa vedere. Peccato che il ruolo dell'interprete è illuminare affinché la gente possa vedere meglio. La pianista è esattamente la versione maschile di Lang Lang, un Lang Lang in paillettes e lustrini. Peccato perché, come già detto, gli indiscussi mezzi meccanici, la memoria prodigiosa, le permetterebbero di accedere a un pianismo più serio, problematico, meno remunerativo ma più onesto. È il mercato della bellezza che colpisce anche la classica e va bene così. Intanto l'ascolteremo in questo tour europeo dove ci cimenta in opere titaniche, come l'esecuzione dei 24 preludi per pianoforte di Chopin. A quest'ultimo non passeranno inosservati gli abiti della pianista.
Così, diceva parlando delle donne di Berlino, le berlinesi vestono male, cambiano molto, è vero, ma è un peccato per le belle stoffe sciupate per tali pupattole. Abbastanza caustico questo articolo. E poi, insomma, ci vuole anche coraggio per mettere in discussione una vedette internazionale, insomma, no? Una pianista di così grandi doti meccaniche. Mi sembra che sia abbastanza sintomatico di quello che sta succedendo adesso, anche nella scena del concertismo classico, insomma, quello che riguarda la musica classica, fino adesso ritenuta una cosa seria. Per pochi addetti, gente seria che ancora va ai concerti in abito di gala, insomma. Ma è un fenomeno che riguarda anche il pianismo e il concertismo serio. Ed è una cosa che noto anch'io, insomma, no? Questo andare all'apparire anche nella musica. Cioè, la competizione ormai, anche i giovani talenti, e ce ne sono tantissimi di molto bravi, molto si è concentrato sull'aspetto fisico, insomma, sul modo di presentarsi. Ma poi, insomma, se andiamo un attimo sul più serio, molto si è concentrato sulle doti virtuosistiche, no? Su un virtuosismo spesso fine a se stesso, portato all'estremo, no? Siamo più bravi quando sappiamo andare più veloci degli altri, quando sappiamo fare delle cose che gli altri non riescono a fare, quando destiamo stupore, meraviglia, no? Come se la musica fosse questo, fosse un esercizio titanico per concentrare su di sé l'attenzione e per destare meraviglia. E quindi più difficili sono le cose che sappiamo suonare, più abbiamo una tecnica trascendentale, più siamo dotati di una meccanica inarrivabile, più siamo guardati con stupore, con meraviglia, e quindi più colpiamo l'attenzione della gente, più ci verranno a sentire, insomma, più ci guarderanno, più faremo visualizzazioni, magari su YouTube. Perché poi i concertisti di adesso molto si giocano anche su YouTube, sui media, no? È cambiato anche il modo di apparire, insomma, spesso la sala da concerto ha un suo riscontro poi nel concerto che viene riportato su YouTube, e le persone che ti guardano su YouTube poi saranno quelle che verranno a sentire o che ti seguiranno nei concerti. E quindi, insomma, la cosa è abbastanza, si gioca su piani diversi, no? Pianisti sono riusciti a costruirsi una carriera che magari stava un po' naufragando, e mi riferisco per esempio a Valentina Lisizza, sapendo gestire con grande intelligenza YouTube, per esempio, no? Sapendo farsi un canale, procurandosi dei concerti da poter far vedere, insomma, e ritornando con autorevolezza, con autorità nella scena internazionale, insomma, quindi non è indifferente la cosa. Però viene da chiedersi, no? Cos'è l'interpretazione musicale? E cos'è diventata? Si dice bene nel titolo di questo articolo, no? La Wang ti abbaglia affinché tu non possa vedere. Peccato che il ruolo dell'interprete è illuminare affinché si possa vedere meglio. Ecco. Cioè, se l'interprete usa come fine la sua capacità, il suo virtuosismo, per concentrare su di sé l'attenzione, e non per far sì che l'attenzione si sposti invece sulla musica che lui interpreta, e quindi per poterla far vedere meglio, per poter far capire meglio quello che lui interpreta. Se la musica diventa un mezzo e non un fine, allora viene da chiedersi dove si arriverà. Mi viene in mente un film che forse molti avranno visto e che si intitola Tutte le mattine del mondo. Ad un certo punto Saint Columb, compositore, musicista, che ha rinnovato anche il modo di suonare la viola da gamba,
nel 600, si rivolge al suo allievo, che era altro famoso violista, musicista di corte, alla corte del re, Marin Marais, e dice così: cos'è uno strumento? Gli dice dopo avergli fracassato la viola. Uno strumento non è la musica. Ascoltate, signore, i singhiozzi che il dolore strappa a mia figlia. Essi sono più vicini alla musica delle vostre gamme. Le gamme erano un po' i virtuosismi, insomma, di Marin Marais alla viola da gamba che aveva fatto ascoltare. Poi gli dice: voi vivete in un palazzo e il re ama le melodie con cui circondate i suoi svaghi. A mio avviso poco importa che si eserciti la propria arte in un grande palazzo di pietra con 100 stanze o in un capanno traballante su un gelso. Per me c'è qualcosa di più dell'arte, delle dita, dell'orecchio, dell'invenzione. È la vita appassionata che conduco. Voi piacete a un re visibile? Piacere non fa per me. Io lancio il mio richiamo, ve lo giuro, a una cosa invisibile. Quando tiro l'archetto, è un piccolo pezzo del mio cuore vivo che strappo. Ciò che faccio non è altro che la disciplina di una vita in cui nessun giorno è festivo. Porto a compimento il mio destino con parole come queste. Il maestro quindi mette a nudo il proprio segreto. L'arte vera va al di là dell'arte, perché dà voce ai sentimenti più profondi, si rivolge ai morti più ancora che ai vivi, trasforma il passato in presente, costituisce l'oggetto di una passione creativa a cui occorre dedicare l'intera esistenza. E solo così si può sperare di raggiungere non la celebrità, effimera o duratura che sia, ma la realizzazione di se stessi. E nell'ultimo colloquio che avrà poi con il suo allievo, Marin Marais, Saint-Coulomb poi aggiungerà qualche altra riflessione. Dice che la musica esiste semplicemente per parlare di ciò che la parola non può esprimere. In questo senso essa non è del tutto umana. Poi Marin Marais fa un po' di ipotesi sullo scopo della loro arte. E Saint-Coulomb ne accoglie soltanto una, quella che la collega agli stati che precedono l'infanzia, quando si era senza respiro, quando si era senza luce. La musica si associa dunque non all'esistenza del neonato, del fanciullo, dell'adulto, del vecchio, ma quello del feto materno. È il linguaggio dell'origine, distinto da quello verbale, già solo per il fatto che lo precede, risalendo a una fase della vita di cui non ci è concesso avere memoria. Fin dai primi colloqui, Saint-Coulomb si sforza di far capire a Marais che il virtuosismo tecnico non basta per produrre una musica autentica. Dopo averlo sentito suonare, gli dice: voi conoscete la posizione del corpo, la vostra esecuzione non manca di sentimento, il vostro archetto è leggero e scattante, la vostra mano sinistra salta come uno scoiattolo e si destreggia come un sorcio sulle corde. I vostri ornamenti sono ingegnosi e qualche volta piacevoli, ma non ho sentito della musica. Potrete accompagnare la gente che danza o gli attori che cantano sulla scena. Vi guadagnerete la vita. Vi verrete circondato di musica, ma non sarete musicista. Avete un cuore per sentire. Avete un cervello per pensare. Avete idea di ciò a cui possono servire i suoni quando non si tratti più di danzare né di rallegrare le orecchie del re? Insomma, l'abilità tecnica va acquistata ma anche superata. Chi suona o compone deve cercare non di gratificare chi ascolta per riceverne compensi ed onori, bensì entrare in rapporto con la musica stessa.
Una volta, mentre camminano insieme, Saint-Coulomb attira l'attenzione di Marais sul soffio del vento. Sentite come si distingue la melodia in rapporto dal basso. Una volta a casa di un pittore, che è intento al suo lavoro, suggerisce a Marais: ascoltate il rumore che fa il pennello di Monsieur Eugène. Avete appreso la tecnica dell'archetto. Persino le situazioni più triviali possono celare un insegnamento. E così sulla via del ritorno, udendo il rumore prodotto da un bambino che orina sulla neve, il maestro commenta: avete imparato lo staccato degli ornamenti. E allora Saint-Coulomb insegna non un'arte, bensì un diverso rapporto con la vita. E il messaggio è: la musica è presente ovunque, in ogni tipo di suono e in ogni momento dell'esistenza quotidiana. Basta avere l'umiltà di ascoltare e l'intelligenza di apprendere. L'interprete in musica deve cercare di attirare l'attenzione a sé, di essere bravo, di essere virtuoso, di farsi dire quanto sono bravo, di arrivare a ottenere il massimo di visibilità con mezzi vari, insomma, non solo con l'arte delle dita o dello strumento, ma anche con il look, insomma, con il modo di porsi, con il suo modo di farsi intervistare, di parlare. Oppure deve, o dovrebbe, insomma, cercare di scavare, cioè di poter comunicare attraverso quello che fa, di essere da tramite e quindi di dare l'opportunità a chi lo ascolta di entrare, perché lui l'ha scavato prima fino in fondo, in quel mondo sonoro che il compositore, insomma, gli ha messo a disposizione. L'interprete è come qualcuno che media tra l'ascoltatore e il pubblico. E questo nella musica è abbastanza chiaro, perché la musica per esprimersi ha bisogno di essere interpretata. Pochi riescono a comprendere, a leggere un brano musicale direttamente nella partitura senza bisogno di ascoltare le note, di ascoltarlo suonato. Quindi è necessario, insomma, è intrinseco al linguaggio musicale la necessità di avere qualcuno che lo esegue. Per capire quel brano musicale, per conoscerlo, c'è bisogno che questo brano venga interpretato. Quindi diciamo che l'interprete non è una cosa opzionale, è una cosa necessaria alla musica. E l'interprete poi, a seconda che sia rispettoso della musica, rispettoso del brano, e quindi lo voglia conoscere fino in fondo e lo sappia scavare fino in fondo per dare il massimo, per far capire il massimo di quel brano, oppure che voglia semplicemente usarlo per far vedere quanto lui è bravo, diciamo così, cambia sostanzialmente il ruolo, il significato, il modo poi di percepire la musica. L'interprete è necessario. Anche per altre arti c'è spesso bisogno dell'interprete. Mi chiedo, per quello che riguarda, per esempio, il mondo delle arti figurative, chi può essere l'interprete? Può essere, per esempio, il critico. Il critico può essere quel tramite che fa capire un'opera d'arte visiva, un quadro, che sa spiegare, che sa rendere apprezzabile, che sa rendere attuabile, che rende comprensibile quell'opera. E allora, soprattutto per esempio per quello che riguarda anche l'arte moderna, anche qua il critico diventa fondamentale, insomma, no? Perché spesso è difficile arrivare a capire da soli tanti significati che possono essere dietro l'arte moderna. E il critico, da questo punto di vista, ha un ruolo decisivo. Decisivo anche per quello che riguarda poi il rapporto tra l'arte moderna e il mercato. Quindi per far vendere
l'arte moderna o l'opera d'arte moderna, per renderla fruibile dalla massa, dai più. E qua si pone anche un ruolo morale del critico, come abbiamo anche sentito, insomma, in certe letture, dove il critico in qualche modo è un qualcuno che può, a suo piacimento, cioè ha degli strumenti, a volte, legati alla sua abilità professionale, insomma, no? Per cui può decidere se portare in auge, se potenziare un'opera, oppure se distruggerla quest'opera, insomma, no? Se non. Quindi diciamo che potrebbe essere anche in grado di far diventare celebre, importante un'opera che non vale niente e viceversa non rendere sufficientemente apprezzabile un'opera che invece ha un suo valore. Quindi secondo me nell'attività del critico implicita anche un aspetto morale. È sempre fedele con se stesso, oppure il critico. Bravo critico, magari ha a disposizione degli strumenti legati alla sua cultura, alla sua capacità di fabulazione, per far piacere anche quello che obiettivamente è brutto. Poi ci sono altre cose, secondo me, altre arti che possono, no, avere bisogno di un interprete. Per esempio la poesia, no? La poesia è scritta. Allora, il fruitore di poesia potrebbe essere una persona che è capace da sola di leggersi un brano di poesia, non c'è bisogno dell'interprete. Ma adesso sta diventando abbastanza importante, e qua anche un po' l'aspetto della rete, no? Di quello che sta succedendo nel mondo della comunicazione, no? Che sempre di più assistiamo a letture di poesia, quindi a lettori, quindi alla poesia che non solo viene scritta, ma che viene anche proposta tramite la lettura. Allora, la poesia, insomma, diciamo così, non è scritta per essere letta ad alta voce, è scritta per essere letta direttamente da chi la fruisce, il libro. Mentre la musica, no, la musica è scritta per essere suonata. Come anche l'opera teatrale in qualche modo è scritta per essere interpretata. L'attore nell'opera teatrale è abbastanza necessario, anche se si può leggere un lavoro teatrale, però diciamo così che il proposito poi di chi scrive un lavoro teatrale è quello di farlo rappresentare, quindi ha bisogno poi dell'attore, dell'interprete. La poesia invece no, non ha bisogno necessariamente, però sta diventando bello, sta diventando interessante. Leggere anche poesia. Mentre nella notazione musicale ci sono degli strumenti, dei segni che permettono anche di cercare di trovare un andamento, di trovare un criterio di interpretazione in quella musica, nella poesia ci sono delle indicazioni per come leggerla, oppure l'interprete, diciamo così, è più libero, no? Leggere una poesia è una cosa più libera. La scelta dell'interprete può essere di vario tipo, oppure è vincolata. Da cosa è vincolata l'interpretazione di una poesia? Probabilmente dalla metrica e anche dal modo con cui è scritta la poesia. Non a caso, quando si scrive poesia si va a capo, no? Spesso una poesia la vediamo scritta e la riconosciamo perché si va a capo ogni due o tre parole, no? Sono queste righe brevi in cui si va a capo, poi c'è uno spazio e poi si va così. Oppure ci sono le rime, ci sono le ottave, gli endecasillabi, insomma, poi con la costruzione, con le rime, queste cose qua. Allora, se c'è una metrica, se c'è un tipo di scrittura per cui la poesia è scritta in quel modo, dovrebbe essere anche poi un'indicazione per poi rispettare quel tipo di scrittura. La poesia scritta in versi, in endecasillabi ritmati, spesso il senso di una frase continua nell'endecasillabo successivo, mentre se si legge rispettando il senso si rischia di perdere
un po' la rima, la musicalità che sta sotto. Allora magari chi legge poesia da questo punto di vista si chiede, no? Devo scegliere di rispettare la musicalità del verso oppure devo scegliere di rispettare il senso a scapito della musicalità del verso, di far sentire dove cade la rima, per esempio, no? Dove problemi, insomma, che nascono dall'interpretazione di una cosa che è nata non per essere letta ad alta voce, insomma, non è questo il proposito probabilmente di chi scrive poesia, no? Però si può leggere, insomma, diventa bello leggere poesia ad alta voce. E poi anche nella poesia contemporanea, insomma, no? Dove non, magari non c'è la rima, dove i versi sono così. Però se chi ha scritto quella poesia va a capo ogni due parole, per esempio, questo andare a capo è soltanto una cosa così che si è inventata tanto per far vedere che ha scritto una poesia, oppure è un andare a capo che ha un significato e che quindi quando si legge quella poesia bisogna far sentire anche il perché chi l'ha scritta è andato a capo e quindi staccare il verso che precede dal verso che segue, per esempio. Secondo me sì, se no non ci sarebbe stato bisogno di scriverla in quel modo, no? Se no, sarebbe stata, se noi la leggiamo come un monologo, la possiamo leggere come se fosse scritta in base alla larghezza della pagina, insomma, no? Le righe che riempiono tutta la pagina, si arriva fino in fondo, insomma, no? Allora, come dire, cerchiamo soltanto il senso, ma se la poesia va a capo, cerchiamo invece anche la musicalità, insomma, l'intenzione dell'autore che va a capo dopo quella parola. Dopo quella lettera. E poi, per esempio, adesso si leggono anche audiolibri, no? Si leggono anche i libri ad alta voce. Cosa che è resa possibile, secondo me, no? Riflettevo su questo, ma perché adesso sì e una volta no? Allora, ho scoperto che, per esempio, fino al Medioevo si leggeva ad alta voce, per esempio. Chi leggeva un libro lo leggeva ad alta voce. Non esisteva il leggere mentalmente, insomma, no? Come siamo abituati a fare adesso. Chi leggeva per se stesso leggeva ad alta voce. E poi si legge, si è sempre letto per qualcun altro, no? La mamma che legge le fiabe o il papà che legge la fiaba al bambino, oppure chi legge il libro a chi non ci vede, oppure al vecchio, queste cose qua. Ma spesso la lettura però è un fatto di è anche un rapporto, un legame, no? C'è un qualcosa che si fa da un individuo all'altro e quindi c'è una risonanza tra chi legge e chi ascolta. Io, per esempio, mi ricordo molto bene le letture che mi faceva il maestro delle elementari, che ci faceva come classe, perché si leggeva qualcosa prima che andassimo fuori, insomma, prima che finisse la lezione. Quindi l'ultimo quarto d'ora, l'ultima mezz'ora di scuola la usava per leggersi qualcosa. E mi ricordo anche a 60 anni di distanza anche cosa ci ha letto. Quello che non mi ricordo era lo stile, il suo stile di lettura. Non mi ricordo che lettore fosse, se fosse un bravo lettore, il maestro delle elementari. Però capisco che era un bravo lettore perché mi ha fatto piacere le cose che ha letto. E me le ricordo ancora a distanza di 60 anni, insomma, mi ricordo le sue letture, mi ha indotto il piacere di leggere e lo stavo ad ascoltare con molta attenzione. Se devo pensare a come leggeva, non saprei dire, non saprei valutare come leggeva, ma so che era bravo perché mi ha fatto piacere quello che leggeva. Quindi, insomma, quando si legge un libro, si è bravi quando, secondo me, ovviamente, questo è il mio parere personale, quando si riesce a far comprendere, a far piacere a chi ascolta quello che si sta leggendo. Ovviamente se è una cosa che può piacere, insomma, no? Non credo che un padre o una madre si preoccupi molto di essere una brava lettrice quando racconta una favola al suo bambino prima di andare a letto, ma sarà una brava lettrice se il suo bambino viene accattivato da questa favola. Perché
E quindi se il suo bambino farà attenzione si ricorderà questa favola. E spesso si crea poi un clima, no? La cosa bella, il clima che si crea tra chi legge questa favola, chi legge questo racconto, chi legge questa storia e chi ascolta questa storia. È un rapporto che spesso si crea quando tra chi legge e chi ascolta ci si guarda negli occhi, si capisce l'espressione dell'altro e quindi si va a calcare, si crea un'atmosfera, un clima, no? Su cui poi si lavora, no? E c'è sempre una direzione, un'intenzione, insomma, da questo punto di vista. Perché poi, insomma, riflettevo, appunto, continuando questo ragionamento, che questa moda di leggere ad alta voce, di fare degli audiolibri, è una moda recente, è una cosa che è venuta fuori da poco. Forse anche perché prima non c'erano i mezzi di riproduzione, la radio non ha fatto molte cose di questo tipo, né la televisione, insomma, moltissime in passato. La televisione forse ha cominciato a farlo quando ha cominciato a fare i romanzi sceneggiati, però poi insomma ne faceva un condensato, insomma, però aveva il merito di far conoscere questi sceneggiati, questi grandi romanzi al grande pubblico. No, che altrimenti non avrebbe saputo che esistevano i fratelli Karamazov, la cittadella, l'idiota e tanti altri libri, insomma, no? Che sono stati poi trasformati in Promessi sposi, in sceneggiati, no? Di successo, che duravano tante puntate, che avevano anche un ritmo abbastanza lento, Il Miserabile, mi ricordo, e tanti altri, Il Mulino del Po. Secondo me c'era un limite una volta che era quello della durata del disco, per esempio, del supporto, no? Perché per leggere un libro intero ci vuole un supporto che tenga tante ore. C'era questo limite, insomma, no? E poi c'era questo limite se qualcosa passava alla radio si sentiva in quel momento oppure non si riusciva più a sentirlo, no? Quando sono cambiate le cose? Poi fondamentalmente, in maniera importante, un primo cambiamento è venuto quando poi hanno cominciato a esserci le videocassette, perché mi ricordo che con le videocassette anch'io ho registrato una trentina d'anni fa, quando sono passati in radio, per esempio, eventi abbastanza importanti, non so, come Sermonti che ha letto l'Eneide. Però avevi la necessità di un supporto, non riuscivi magari a sentire sempre la puntata e quando l'avevi persa perché poi non esistevano i podcast, non esistevano altri modi per poter recuperare quelle cose che avevi perso, no? Erano queste cose appuntate, ma ti costringevano a stare lì ogni volta, quell'ora, eccetera, e non sempre potevi farlo. E invece, insomma, quello che ha poi cambiato secondo me un po' la storia dell'audiolibro, tanto che adesso insomma sta diventando qualcosa di moda, no? Si sta facendo, molti lo fanno, si fanno e vanno, sono ascoltati. E appunto l'MP3, insomma, no? La possibilità di avere questi formati compressi che ci permettono di mettere ore e ore di lettura, di ascolto in un semplice CD o in un DVD, insomma. No, comunque in un supporto unico ci sta un intero romanzo, anche di grandi dimensioni, di lunga durata, insomma, 50 ore di lettura. Ecco. E quindi questo ha cambiato un po', secondo me, la storia. E quindi adesso, poi, insomma, la necessità di venire incontro anche così, alle persone che non possono leggere perché sono non vedenti, no? Quindi la necessità di leggere per altri, avendo i supporti per poterlo fare e quindi dare questa possibilità di ascolto anche a chi non può leggere per conto suo. E quindi gli audiolibri. Sta di fatto però che il libro è fatto per essere letto da chi acquista il libro, non tanto è fatto per essere letto ad alta voce da un interprete, no, non ha bisogno dell'interprete. Mentre per la musica l'interprete è strutturale. Diciamo così, che per il libro no, non è così, secondo me, cioè non è così strutturale avere un lettore, uno che lo legge. E quindi, essendo che il libro non è fatto
per essere letto ad alta voce, da questo punto di vista il lettore è più libero, cioè non è vincolato a un canone interpretativo. Però in qualche modo si è creato anche qua un certo gusto, no? È un gusto che secondo me deriva un po' dalla nostra fruizione della radio, dei film, quindi dal linguaggio che si adopera nei film, che quindi risente di una certa retorica, dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali ai quali siamo abituati, insomma, no? E che ci hanno abituati con il loro modo di parlare, no? Con il modo di dire così. E poi c'è tutta una retorica legata poi al supporto, no? A quello che accompagna, cioè la musica, no? Come nel film, la colonna sonora, no? Che si può aggiungere alle immagini che si possono associare a quel determinato testo, no? E quindi la composizione di un video in cui si legge, ma in cui scorrono anche, o possono scorrere anche immagini, no? Che possono catturare l'attenzione, no? Che possono creare poi una suggestione, insomma, di ambiente, di contorno, no? Quindi artifici retorici che vanno oltre la semplice parola scritta, e poi quindi allora andiamo sul tono della voce, sull'elaborazione audio, no? Su come questo audio può essere, su questa voce può essere anche in qualche modo modificata dal punto di vista tecnologico, no? L'audio può essere compresso, si possono usare effetti, riverbero, insomma, tutto quello che si vuole in modo tale che la voce possa risultare la più interessante possibile da un certo punto di vista. E poi gli artifici retorici della dizione. Allora qua ancora si ritorna sul problema dell'interpretazione, però un'interpretazione che non è più strutturale alla letteratura come lo era per la musica, no? E quindi, per esempio, gli artifici dell'attore, no? L'attore formato, insomma, no? Sostanzialmente, un po' come Yu Yawang, come l'interprete, il grande interprete musicista, no? Cioè, l'attore tende a concentrare l'attenzione su se stesso. Questo non lo dico io, insomma, me lo diceva un attore professionista, insomma, no? Che lo stare in teatro, in scena, è quello di dire guardatemi, insomma, no? Di avere continuamente l'attenzione e l'ammirazione del pubblico, insomma, no? È un grande narcisista, l'attore, di per sé. E quindi, se gli artifici retorici, insomma, no, della lettura si concentrano, cioè, si concentrano appunto sull'attore che sa usare questi artifici perché sono la parte del suo mestiere, no? A impostare la voce per ottenere quel determinato effetto, quella cosa lì, no? Si rischia, secondo me, di creare lo stesso effetto di cui leggevo all'inizio, che riguarda Yu Yevang, che più che non avere l'interesse sul testo che si legge, si cerca l'attenzione, o chi legge attira l'attenzione su di sé e usa deliberatamente spesso determinati artifici per fare questa operazione, quindi per usare un testo in modo tale che non che si capisca meglio il testo oppure che si scavi completamente nel testo per illuminare questo testo rispetto a quello che ascolta, ma per fare in modo che il testo gli dia la possibilità di mostrare al massimo le sue doti di interprete. Quindi un testo in funzione dell'interprete e non l'interprete in funzione del testo. Sta di fatto che appunto poi, come dicevo, essendo non strutturale la lettura, secondo me è possibile, come dire, è possibile usare tante gambe diverse di lettura. Cioè, non c'è un'unica modalità con cui un libro può essere letto, perché tra l'altro non c'è un unico fruitore di quel libro. E come qualcuno diceva, insomma, io quando il libro l'ho scritto, poi il libro non è più mio, è di chi lo legge, e chi lo legge può concepirlo, può sentirlo in 100.000 modi diversi, no? Così anche chi lo legge ad alta voce può avere una sensibilità rispetto al contenuto di quel libro molto diversa da un altro. E chi ascolta allora può riconoscersi in quella sensibilità oppure può non riconoscersi.
Quindi, insomma, secondo me, in questo caso, nel caso di chi legge ad alta voce un libro e lo legge per un pubblico più vasto, non ci sono dei canoni prestabiliti, insomma, no, non c'è un modo solo di poter leggere, ci sono tanti modi. Insomma. Forse la discriminante è quella, da quella lettura io riesco attraverso quella lettura a seguire le parole, l'andamento del libro, cioè quella lettura mi permette di concentrarmi sul testo o no? Mi fa stare attento al testo oppure mi distrae? Quando l'ascolto penso ad altro, non riesco assolutamente a interessarmi di quello che sento leggere. Forse l'unico criterio è questo, insomma, no, perché non è che quando si leggono audiolibri uno si deve concentrare sulle qualità del lettore. Dovrebbe semmai cercare di concentrarsi sul contenuto, sul testo. Però chi legge deve illuminare questo testo, deve saperlo illuminare. Quindi deve saperlo rendere interessante, deve saper farsi seguire. È la cosa. E allora, da questo punto di vista, poi ci sono anche, diciamo, dei criteri generali, insomma, no? Ci sono dei modi, appunto, di potenziare come dire, di potenziare l'abilità, no? Di usare tutti gli artifici retorici dell'attore, quindi leggere da attori, oppure leggere in maniera assolutamente inespressiva, magari in maniera veloce, come sembra che possa essere più gradito, per esempio, ai non vedenti, rinunciando all'interpretazione completamente, no? Leggendo così, in maniera piatta, in maniera fredda, insomma, no? Però abbastanza veloce, perché poi pare che chi è non vedente sia più abituato, abbia più bisogno di una velocità di parola, pare. Ma, mi sembra di averlo sentito dire, ma non sono sicuro. Oppure si può fare una scelta intermedia, si può cercare di fare una lettura che sia abbastanza espressiva, senza però voler a tutti i costi attirare l'attenzione su di sé, cioè usare questa espressione come dire, per rendere più comprensibili i passaggi del testo che si legge. Quindi vari modi, insomma. Ovviamente però, insomma, quando si legge c'è bisogno di avere, insomma, sì, insomma, una certa continuità, di sapere avere delle pause nel momento giusto, insomma, saper mettere gli accenti nel modo giusto, di usare l'ortoepia il più correttamente possibile, insomma, cioè quel minimo di conoscenza di una modalità, insomma, di espressione che permette poi agli altri di seguirti, ecco, insomma. Però trovo che l'interprete di un libro, chi legge un audiolibro, sia un po' diverso, sia più libero rispetto che l'interprete di un brano musicale. Perché la musica ti vincola molto di più, insomma, cioè devi stare in quel brano, in quelle note che tu trovi scritta, insomma, quelle note ti portano, insomma, in qualche modo ti conducono per mano tutte le notazioni che fa l'autore, insomma, le legature, le cadenze, le articolazioni, no, i segni espressivi, piano, forte, pianissimo. Ecco, questi non ci sono quando si legge un romanzo, insomma, no? Ti fai guidare dalla tua sensibilità. E quindi dal tuo modo di sentire quel testo. Il tuo modo di sentire quel testo può no coincidere con quello di chi l'ascolta, insomma. E qua è una cosa molto più libera, insomma. E secondo me deve essere anche così. Un saluto.